Buon pomeriggio dal TG6. In apertura alla pagina dedicata alla sanità. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole in Abruzzo restano sotto controllo i numeri della pandemia e a breve si partirà con la terza dose del vaccino anche nella nostra regione. Paolo Renzetti. Entro le prossime settimane in Abruzzo si partirà con le terze dosi, fermo restando il raggiungimento di un'alta percentuale di vaccinati. Lo ha detto questa mattina a Pescara l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, parlando della campagna vaccinale a margine della presentazione della nuova PEC-TAC che è già entrata in funzione all'ospedale Santo Spirito. Guardi, ci siamo già quasi, devo dire che quel percentuale dell'80% lo stiamo raggiungendo. Negli ultimi tempi c'è anche un aumento di richieste di vaccinazione da parte di quel target della popolazione che era rimasto indietro. Proprio con l'apertura della scuola c'è stata una maggiore attenzione alla vaccinazione. Assessore, per quanto riguarda la terza dose, cosa accadrà da qui a qualche settimana in Abruzzo? Sì, proprio domani ho organizzato un incontro in assessorato con le quattro direzioni per organizzare l'attività su tutto il nostro territorio. La terza dose sarà somministrata alle persone fragili, quindi e ai sanitari, per cui adesso andremo a verificare quali saranno gli hub, quali saranno le strutture che continueranno ad vaccinare nella nostra regione. Diamo un esempio di stimoliamo, ecco, a chi vuole vaccinarsi, rimane la vaccinazione libera, questo ci tengo a precisarlo, però diamo anche la possibilità di non mettersi in liste di attese, di non prenotarsi, quindi la possibilità di poterci accedere in maniera tempestiva. E tra poco alle 14:30 ci sarà l'incontro tra il governo e le regioni sul decreto che estende l'obbligo del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro. Al termine della cabina di regia e prima del Consiglio dei Ministri sarà dunque il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, a illustrare il provvedimento ai governatori. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni del TG6. Andiamo avanti parlando di sanità perché il 20 settembre i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno indetto una manifestazione sotto l'assessorato regionale, appunto alla sanità. Scopriamo perché. Noi oggi non abbiamo ancora dalla Regione Abruzzo un documento ufficiale. Noi pensiamo che non si possa parlare di riorganizzazione della rete ospedaliera senza aver parlato prima di territorio, perché in ospedale arrivano i malati acuti. Ci vuole un'accoglienza, una presa in carico e un servizio sanitario regionale di prossimità. Le persone sono lasciate sole. Quindi oggi è una mobilitazione in preparazione del 20 che non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata abruzzese chiedono di essere messi nelle condizioni di poter dare servizi di qualità alle persone, perché questo è sancito dalla nostra Costituzione. Oggi spiegate le ragioni di questa manifestazione che poi si terrà il 20 settembre a Pescara. Dopo 14 anni di mancato rinnovo del contratto Aio Paris della sanità privata, dopo 3 anni di estenuanti trattative, dopo l'intervento del ministro alla salute, del presidente della conferenza Stato-Regioni e dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta ormai circa un anno fa, ad oggi purtroppo registriamo in Abruzzo presso le strutture private che applicano appunto il contratto Aio Paris la mancata applicazione del contratto e di ciò che esso sostiene e dice. Non è più rinviabile a questo punto il pagamento dell'una tantum risarcitoria, come non è più rinviabile il pagamento degli arretrati e dell'apertura del tavolo di contrattazione di secondo livello. Per questo motivo le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata hanno deciso di incrociare le braccia per l'intero turno il 20 settembre. Noi riteniamo che ci sia un'applicazione integrale del contratto di lavoro Aris-Aiop dal quale è scaturita tutta la vertenza, perché un contratto firmato ormai un anno fa, nell'ottobre 2020, ancora oggi non vede la sua applicazione. È un fatto gravissimo, perché i lavoratori delle strutture private in Abruzzo aspettano il contratto da 14 anni, non stiamo parlando di qualcosa, un anno, 6 mesi, 14 anni. Oggi, pur avendo firmato la Regione a livello nazionale un contratto che prevedeva un contributo del 50%
di ciò che era il corrispettivo da dare alle aziende private, non lo ha fatto. Quindi noi abbiamo atteso troppo, fin troppo, c'è stata un'interlocuzione, varie videoconferenze, abbiamo trovato, diciamo, hanno trovato, perché noi siamo stati il convitato di pietra, una sintesi che diversificava tra la regione e il privato pochissime centinaia di euro. Bene, è passato un mese e mezzo dall'ultima interlocuzione, la regione non ha convocato il privato non chiede la convocazione, chi sta pagando per tutti sono i lavoratori. Cambiamo argomento, fuoco ormai da 4 giorni nel Parco Nazionale della Maiella, interessato da un vasto incendio che si è sviluppato domenica scorsa nel versante pescarese, 3 comuni di Letto Manopello e Serramonacesca, al di sotto di Passo Lanciano. Le operazioni di spegnimento vanno avanti senza sosta, al momento sono in azione anche i mezzi aerei e Canadair, nella zona sono impegnati i vigili del fuoco di Pescara, la protezione civile, i carabinieri forestali del reparto parco, con il supporto anche dell'esercito e dei tecnici del parco nazionale. Le fiamme interessano una zona che si estende su alcune decine di ettari tra area naturale, pascoli arborati e pineta. Nella notte si è aggiunto anche un secondo fronte del fuoco nelle vicine campagne di Castiglione a Casauria. Il rogo di Sterpaglie è tuttora in corso, in azione oltre a squadre di terra anche l'elicottero dei vigili del fuoco. E ora la cronaca. Jarrar Ayoub, 26enne di origini marocchine, è stato condannato dal GIP del Tribunale di Avezzano a 4 anni di reclusione per l'omicidio stradale di Sara Sforza. A gennaio dello scorso anno la ragazza è rimasta uccisa all'età di 23 anni in seguito a un violento frontale ad Aielli. Luca Pulsoni. È stato condannato a 4 anni di reclusione Jarrar Ayoub, il 26enne magrebino che il 2 gennaio 2020 causò l'incidente costato la vita a Sara Sforza, 23enne originaria di Aielli. Jarrar Ayoub era stato accusato di omicidio stradale. Ad aggravare la posizione del marocchino, le analisi tossicologiche che avevano evidenziato la positività ad alcol e sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti era stata eseguita una misura cautelare in carcere, mutata in arresti domiciliari, poi revocati. Da gennaio 2021, Ayoub è in libertà prima della sentenza emessa stamani dal giudice del Tribunale di Avezzano, che lo ha condannato a 4 anni, chiudendo una pagina nera nella storia recente della Marsica. Questo processo non riporterà a casa Sara Sforza, né andrà ad eliminare quelle che sono state le lesioni gravissime sia sotto il punto di vista fisico sia sotto il punto di vista psicologico del mio assistito, che proprio oggi è tornato in ospedale per un ulteriore intervento. Dobbiamo considerare una cosa, che la pena che era stata richiesta dal pubblico ministero era di 7 anni e 5 mesi. Con la scelta del rito si è scesi a 5 anni richiesti dal pubblico ministero. Il giudice ha ritenuto opportuno di condannarlo a 4 anni, con poi il risarcimento del danno a favore delle persone lese. Ritengo che sia congrua, anche a mente del fatto che in altri processi, ad esempio Roma con il caso genovese, l'imputato è stato condannato ad 8 anni e ci sono state lì 2 vittime, 2 ragazze. Quindi ritengo congrua la pena, certamente. Un po' di amaro in bocca mi resta ripensando a quando, a seguito del sinistro, pur prevedendo la legge un arresto immediato, il conducente, l'imputato, non è stato arrestato, si è perso tempo. Ovviamente, e per fortuna, ciò non ha compromesso nelle indagini, quindi la piattaforma probatoria, né lo stesso processo. Quindi un plauso a tutte le autorità di polizia che hanno fatto le indagini, che hanno fatto i sopralluoghi, le perizie. Questo a mente anche della perizia fatta dal perito del giudice, che ha confermato quanto già precedentemente fatto dagli organi di polizia. Quindi un plauso sincero alla polizia e ai carabinieri che sono intervenuti sul posto tempestivamente e raccogliendo le prove, evitando la dispersione di dati fondamentali che ci hanno poi permesso di arrivare ad una sentenza di condanna.
E ora una storia che ha del macabro. Un traffico di ossa umane è stato individuato dai carabinieri e ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano, che ora, dopo 3 anni di indagini, ha archiviato la posizione di un ingegnere, il cui ruolo alla fine è stato derubricato a collezionismo, restando fermo un illecito amministrativo sul possesso dei reperti. Per i giudici, quindi, non si sarebbe trattato di satanismo, mercimonio di morti o quant'altro, ma solo di passione scientifica e dilettantistica. Le indagini, come riporta oggi il Corriere della Sera nelle pagine locali, sono scattate dopo l'intercettazione di alcuni pacchi postali diretti negli Stati Uniti e in Svizzera contenenti teschi, ed erano culminate nella perquisizione dell'appartamento dell'ingegnere, dove erano stati trovati una quarantina di reperti fra teschi, colonne vertebrali, femori, clavicole e quant'altro. L'uomo li aveva ottenuti da un anatomopatologo di Praga e anche da un collezionista abruzzese dell'Aquila. Per tutti comunque è valsa la buona fede di non essere a conoscenza del fatto che le ossa fossero illecitamente detenute da chi le aveva spedite, per cui l'ipotesi di reato è stata archiviata, mentre è rimasto l'illecito amministrativo, come detto, della detenzione di ossa umane, che per il regolamento di polizia mortuaria non possono circolare fuori dai cimiteri, a meno che non siano destinate a laboratori per studio o ai parenti delle salme che ne reclamino il possesso. Le ossa sono state confiscate e portate alla collezione antropologica del laboratorio Labanov dell'Università degli Studi. Noi andiamo avanti con la politica. In vista delle amministrative di Francavilla al Mare torna in campo anche Roberto Angelucci, già primo cittadino una decina di anni fa, e ora sarà lui il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Lo ascoltiamo nell'intervista di Stefano Recanati. Espressione del centrodestra in queste elezioni amministrative, come mai ha scelto di tornare in campo? L'ultima esperienza è stata fatta dal 98 al 2008 come sindaco, poi mi sono fatto abbondantemente i fatti miei, diciamo, sollecitando solo l'ultima amministrazione, quella Guida Luciani, che doveva essere il mio successore dell'allora centrodestra, poi ci sono state altre vicende, quindi poi è diventato sindaco del centro-sinistra. In questi 10 anni ho sempre detto che volentieri avrei seguito il completamento del porto, la realizzazione dell'altro tratto di pista ciclabile. Di che cosa ha bisogno Francavilla al Mare che lei avrebbe voluto fare in questi 10 anni in cui è stato un po' in disparte? Ma negli anni che sono stato in disparte ho detto volevo mettermi a disposizione per completare il depuratore che avevo iniziato, appaltato e finanziato. Per fortuna abbiamo dei 7 milioni di euro che c'erano allora, e dopo 13 anni per fortuna abbiamo ritrovato 4 milioni di euro, quindi quel depuratore terzo che eliminerà il depuratore di Pretaro e alleggerirà quello a sud, diciamo che darà la garanzia di non cattivi odori per chi ha all'interno e di un'acqua che va a mare, che non va a inquinare e che quindi garantirà la bandiera blu per i prossimi anni. E poi il completamento delle reti, il porto che sarà l'opportunità, il richiamo per i prossimi anni, così come è successo per i vari pontili che sono stati costruiti, sarà un'attrazione. Una città di mare senza porto è come se passasse l'autostrada senza avere l'uscita. Sappiamo che Francavilla non è però solo la parte del mare, ma sono anche le contrade, la parte interna, che bisogna collegare queste due realtà. La città ha bisogno di raccordarsi, di essere unica e di sentirsi ancora un'unica città, completare i servizi nelle contrade, tenere pulite in ordine le contrade, i quartieri residenziali. Non sono mai stati quartieri dormitorio, non sono mai stati quartieri abbandonati, dobbiamo fare in modo che si sentano vivi, cittadini venuti che stanno qui da sempre o venuti da poco, ma si sentono cittadini di questa città. Vede una battaglia che si possa chiudere elettorale, ovviamente, al primo turno, o il ballottaggio sarà poi la decisione finale? Ma io penso che con 8 candidati, con tutta questa voglia di democrazia, con 316 candidati consiglieri, 8 sindaci, penso che sia inevitabile il ballottaggio. È stata inaugurata questa mattina la nuova PET TAC dell'ospedale di Pescara. Il servizio. Presidente Marsiglio, l'arrivo della PET TAC all'ospedale di Pescara è un grande risultato, soprattutto sul fronte dell'abbattimento delle liste di attesa.
Sì, è un risultato importante, è un percorso iniziato quasi praticamente 10 anni fa, ci è voluto troppo tempo per realizzarlo, però era una delle grandi buchi neri della sanità abruzzese che abbiamo trovato quando è iniziato il nostro mandato, e questo tema delle pet tac che a Pescara come in altri nosocomi vengono affittate giornalmente, non c'erano i locali, insomma creava sia un disagio per gli utenti, soprattutto quelli più fragili che fanno fatica poi a salire su quei camion attrezzati per le analisi, sia un grave anche problema di costi, tra le 5 e le 7 mila euro al giorno di affitto, quindi noi realizziamo intanto una grande ottimizzazione delle risorse, abbiamo finalmente sbloccato i lavori e realizzato i lavori per attrezzare le sale dove poter ospitare la pet tac, e c'è anche una consistente riduzione delle liste di attesa e della tempestività con cui si lavora, perché insieme a questo c'è da dire che anche al pronto soccorso sono state attrezzate degli impianti di diagnostica che consente di dedicare quelle attrezzature solo al pronto soccorso, quindi senza impattare sul reparto, e c'è quindi un doppio canale, si lavora con molta più velocità e potendo produrre molti più risultati. Professor Di Egidio, vogliamo spiegare l'importanza di questa PET TAC di cui si dota l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara? Allora, a prescindere dal fatto che la TAC PET a Pescara è l'unico apparecchio fisso in tutta la regione Abruzzo, noi abbiamo fatto un discorso di empowerment anche con la popolazione, con i medici di base, con i reparti interni, e un esame molto semplice, un esame che si avvale sia dell'aspetto funzionale nello studio, soprattutto nella stadiazione dei tumori, e sia dell'aspetto morfologico con l'esecuzione degli esami TAC, cioè nel senso che se si vede una lesione questa appare ipercaptante, quindi è una lesione che ha un elevato metabolismo, quindi un esame molto importante, oramai richiesto in tutti i protocolli delle stadiazioni. Noi abbiamo fatto un discorso che adesso vedremo, dove con un empowerment fatto sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale abbiamo ridotto notevolmente la lista d'attesa, che era la cosa molto più importante. La lista d'attesa per eseguire un esame TAC PET è di 15 giorni e soprattutto i costi, perché abbiamo mobilizzato il mezzo che era fuori con un risparmio di costi notevole. Abbiamo fatto questo discorso grazie a un raggruppamento di tutta la diagnostica per immagine, compresa la radiologia, dove ci stiamo organizzando sia sull'efficacia che sull'efficienza, cioè l'efficacia è il raggiungimento dell'obiettivo con il minor tempo possibile, l'efficienza anche con una riduzione dei costi. Dopo quasi 30 anni di attesa, il Comune di Teramo ha ricevuto il finanziamento di 8 milioni di euro per riqualificare l'antico teatro romano nel cuore della città. L'importante monumento archeologico quindi tornerà presto a essere una vera arena per eventi e spettacoli. Il sindaco D'Alberto ha annunciato che entro l'anno la demolizione dei due palazzi Adamoli e Salvoni sarà realtà. Tania Bonici Castelli. Una battaglia durissima, durata 30 anni, raccolta firme, appelli alle istituzioni, interrogazioni parlamentari. Il recupero del Teatro Romano di Teramo ha mobilitato per oltre un ventennio cittadini e personalità del mondo della cultura a livello nazionale. Ora ci siamo, anzi dovremmo esserci. Il Comune di Teramo ha infatti ottenuto un finanziamento aggiuntivo di circa 8 milioni di euro che, sommati a quelli già in cassa, permetteranno di portare a termine la riqualificazione dell'opera. Il sindaco D'Alberto annuncia entro il 2021 partirà il cantiere per la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni. L'associazione culturale Teramo Nostra è stata tra le più attive nel condurre questa battaglia. Il recupero di questo teatro romano cosa significherà per la città di Teramo? È un passo significativo del recupero intanto della nostra memoria storica. Questo bene che è così è stato capito dalla maggioranza della popolazione, perché noi abbiamo promosso due volte raccolte firme quando c'era la nostra vicepresidente Anna Pepe. In una settimana raccogliemmo 9.000 firme e adesso con i quartieri ne abbiamo raccolte 5-6.000, però questo è importante per spingere di più le istituzioni ad impegnarsi. Come Teramo Nostra seguiteremo ad essere sempre vigili e presenti. Noi non siamo né architetti né
abbiamo solo l'interesse per la città. Ma lei come se lo immagina questo teatro recuperato? Noi ce lo immaginiamo fruibile, anche se in piccolo, come l'Arena di Verona, come lo Sferisterio, come sta in Spagna, ma ve lo immaginate nel cuore della nostra città? Noi la nostra città ha il conservatorio, ha scuole di teatro a Iosa, ha di tutto e di più per far sì che questo luogo possa funzionare. È proprio così, l'antico teatro romano di Teramo è il monumento archeologico più importante d'Abruzzo. Una volta riqualificato, tornerà ad essere fruibile come una vera arena all'aperto per eventi e spettacoli. Una meraviglia. E ora lo sport con il calcio, con un gol per tempo di Zappella e Dursi. Il Pescara archivia la pratica Grosseto e accede così al terzo turno di Coppa Italia. Ancora molto bene il baby portiere sorrentino, che ha anche parato un calcio di rigore, e nel secondo tempo debutto assoluto per il sedicenne delle Monache. Vediamo il servizio di Andrea Costantini e a seguire il commento dei due tecnici. Il Pescara batte il Grosseto e accede al terzo turno di Coppa Italia, dove attende la vincente di Teramo Siena. Centrato l'obiettivo qualificazione, ma anche quello di vedere all'opera chi era stato meno utilizzato. Out Memusciai, Rauti e Marilungo, Auteri dà spazio a 8 calciatori con poco minutaggio ufficiale. Davanti al baby sorrentino, Iannes, Ingrosso e Veroli, trio di difesa, Rizzo e Diambò sono i mediani. In attacco ci sono Ferrari e Galano, fascia di capitano per quest'ultimo. Dursi, Zita e Zappella completano lo schieramento. Anche il tecnico grossetano Magrini si affida alle presunte seconde linee, ma non rinuncia all'esperienza di Ciolli e a Moscati, autore di una doppietta nel turno precedente col Campobasso e che già prima del quarto d'ora assaggia le qualità di Sorrentino, che risponde presente. Accade poco fino alla mezz'ora, quando il Grosseto si rifà vivo con un'azione di rimessa De Silvestro per Moscati, ma è felina l'uscita bassa di Sorrentino. I biancazzurri al piccolo trotto si scuotono e chiudono forte la prima frazione. Zappella crossa col sinistro per il colpo di testa di Dursi a fil di palo. Dopo un minuto Ferrari serve la corrente in Zita, che calcia dalla sua posizione preferita ma addosso a Fallani. Al 39esimo il Pescara passa, Dursi premia la corsa del solito puntuale in Zita, perfetto l'assist da quinto a quinto per Zappella, che insacca da pochi passi. Per il match winner contro l'Ancona Materica arriva il secondo gol stagionale, il primo in Coppa. Una rete che non sazia il Pescara, che continua a spingere. Zappella per Dursi, ma Fallani blocca. L'estremo maremmano è poi salvato al 45esimo da Artioli sul colpo di testa di Iannes, destinato in fondo al sacco. Dopo l'intervallo Auteri cambia i due esterni, fuori in Zita e Zappella, dentro Cancellotti e Rasi, e proprio quest'ultimo è protagonista nell'azione del raddoppio. Al sesto minuto Fallani respinge il sinistro di Rasi, ma nulla può sul destro potente di Eugenio Dursi, che trova la sua prima rete ufficiale in maglia pescarese e si lascia alle spalle il torto subito domenica scorsa. Magrini mette dentro i titolari Cretella, Marigosu, Siniega e Raimo, mentre Auteri regala il debutto tra i grandi al classe 2005 Marco Delle Monache, convocato in extremis. Partito in controllo per il Pescara, anche se al 27esimo il Grosseto ha l'opportunità per dimezzare il distacco. Sorrentino atterra a Moscati, ma poi si riscatta subito dopo, respingendo il rigore dell'attaccante grossetano, confermando le sue grandi qualità. Debutta anche Sanogo, il Pescara va vicino alla terza rete con Iannes e Ingrosso e poi con una botta da fuori di Galano, ma il risultato non cambia, anche perché Sorrentino dice ancora no a Moscati e alla fine il Fino si prende gli applausi del migliaio di tifosi che hanno sfidato la Champions. Il pensiero però va subito al campionato e alla insidiosa trasferta di domenica a Pontedera contro la sorpresa Montevarchi. Siamo cresciuti durante la partita, noi abbiamo fatto minutaggio per tanti giocatori che praticamente erano alla prima partita, no? Completa, vedi Ferrari, vedi Galano molto bene, un giocatore totalmente recuperato ed è un giocatore importante per noi, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta la disponibilità, poi noi sappiamo che lui ha qualità e può solo crescere. Iannes, Ingrosso, Veroli e poi insomma queste alternanze sempre fra gli esterni, fra Cancellotti e Zappella, che hanno fatto bene, Rasi anche lui molto bene in Zita, conferma, era importante andare avanti, è importante per chi ha giocato poco mettere minuti nelle gambe, anche Rizzo, e quindi nell'arco della partita siamo cresciuti, abbiamo carburato, abbiamo fatto una buona gara. Sa cosa penso?
ai due punti che abbiamo perso con la Vispesa, non a quelle che abbiamo vinto, quelle perché obiettivamente, perché, ma non è che volevamo fare 5 su 5, quelle che si vincono si mettono da parte. Io guardo tanto a qualche errore che abbiamo commesso, però anche più gravi di noi li hanno commessi, insomma, chi ha guidato la gara, perché poi alla fine, dai, di che cosa andiamo a parlare se vogliamo ritornarci un attimo indietro? Anche il gol di Ferrari annullato, per non dire quello di Dursi, cioè, cosa parliamo? Cioè, parliamo di, vabbè, di bufale che la terna ha preso, forse l'assistente solo. Pescara, io ho visto tutte le tre gare giocate, anche in pezzetto dell'Olbia in Coppa Italia, ovviamente è una squadra, è una struttura di squadra, penso che lo sapete meglio di me, costruita per vincere il campionato, quindi ha un allenatore di grande esperienza, oltre la grande esperienza ce ne possa aggiungere un vincente per la categoria, quindi ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, anche se il campionato di C, lo sapete, è difficilissimo a vincere perché ci sono anche altre squadre attrezzate come Modena, Reggiana, Intella, ho visto domenica personalmente il Siena, anche il Siena ha una struttura di squadra importante per questa categoria di giocatori di grande esperienza, quindi penso sarà un campionato avvincente. E tra poco alle ore 15, turno di Coppa Italia anche per il Teramo che ospita il Siena. Vedete collegata con noi Ania Cantagalli che seguirà il match dallo stadio Bonolis. Buon pomeriggio Ania, sono già note le formazioni. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti voi. In campo tra poco, come hai detto tu, Teramo-Siena, e da questa sfida uscirà proprio l'avversario del Pescara il prossimo 3 novembre per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Teramo che cambia, ma cambia molto di più il Siena in vista del campionato, con solito 4-3-3 per Federico Guidi, con Agostino tra i pali, Azzosmanovic, Trasciani, Piacentini e Rillo in difesa, Cucurullo, Fiorani e Rossetti a centrocampo, con Cappa, Birligea e Rosso a comporre il tridente d'attacco. A disposizione in panchina ci sono Tozzo, Drecca, Soprano, Arrigoni, Malotti, Piero, Bernardotto, Mungo, Bois, Bellucci, Di Dio e Montaperto. Alberto Girardino invece lascia diversi nomi fuori, importanti fuori per questa sfida, anche il Siena con il 4-3-3 con Matalloni tra i pali, poi Terigi, Farkas, Montiel, Zaccone, Marcellusi, Bianchi, Beresin, Darini, Conti e Amoruso. In panchina ci sono solamente Marocco a quadro, Pezzella, Carson, Milesi e Mora. Allenatore per l'appunto Alberto Girardino, dirige Dario Madonia della sezione di Palermo. Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-gara, fischio d'inizio alle ore 15, appunto, come ripeto, da questa sfida uscirà poi l'avversario del Pescara agli ottavi di finale di Coppa Italia. A voi. Grazie molte a Dania Cantagalli che si trova al Bonolis di Teramo. Il risultato del match sarà comunicato ovviamente nella prossima edizione del TG6 alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.